Ma che razza di capelli ho stamattina? Anni 90 proprio. Ma io sono molto legato agli anni 90, quindi in realtà a me non è che dispiaccia più di tanto, eh. Cari amici, bentornati su Mirado di Rado e buon sabato. In questa premiere in cui mi vado a radere con uno dei rasoi dimenticati. Dimenticati da me, nel senso, quei rasoi che non metto spesso in rotazione e che sono finiti un po' in fondo al cassetto, ma che comunque conservo per una ragione specifica. Iniziamo col Timor 1351, eccolo qui. Questo Timor me lo diede in test Mauro Durante e non gliel'ho più restituito perché poi c'è stato il lockdown, tutta una serie di situazioni e quindi poi in realtà è rimasto qui da me. Quindi lo andrò a usare con una Gillette Stylus, pacchetto nuovo, quindi lo vado a scartare così insieme a voi in questo momento. Gillette Stylus perché questo rasoio è forse uno dei più delicati che esista al mondo, quindi è quasi impercettibile sulla pelle e allora bisogna caricarlo in maniera bella, decisa, almeno per quanto mi riguarda. Mi ricordo l'ultima volta che l'ho utilizzato insieme qui insieme a voi sul canale l'ho armato con una Kai, quindi sono andato proprio a fare un caricamento di quelli veramente pesanti. Che poi la Kai non è una lametta pesante, secondo me. La Kai è una lametta che taglia, appunto, taglia senza fronzoli. È la lametta, perché se pensate che non ha niente di serigrafato, quindi non ha niente di serigrafato, quindi è proprio una lametta nuda e cruda. Forse è l'emblema delle stylus, boh. Almeno io così la percepisco. Così la percepisco. Eccolo qui, armato a dovere. Non ha un gap potentissimo, esposizione e gap sono molto modesti come potete vedere, no? Cioè, in realtà non è quell'arma batteriologica. Questo è uno dei più delicati che io conosca. Se ne sapete qualcuno più delicato, probabilmente non taglia. Avete montato la lametta storta, non so. Come l'Edwin Jagger messo al contrario. Che si trova spesso su Wish, AliExpress, dai, su. Si vedono non sono Edwin Jagger, però sono le classiche teste Edwin Jagger ormai duplicate a pressione, montate storte, dai, su. Mentre c'è qualcuno che sostiene che in quel modo, montandola al contrario a testa Edwin Jagger, si vada a conservare la lama per la prossima rasatura, quindi in realtà rendi il rasoio inefficace, quindi è come mettere una sicura, la sicura alla pistola. Però devi stare lì a smontare e rimontare, a questo punto appendilo da qualche parte, non lo toccare, ma secondo me non lo sanno proprio montare, no? Non c'è tutta questa finezza secondo me sotto. Re Nero di Goodfellas, sapone, after, perché oggi avevo voglia di Terre d'Hermès e quindi Re Nero di Goodfellas. Eh sì, decisamente Terre d'Hermès. Quindi io non vi sto qui a dire di che sa, perché io non so una mazza, non so niente. Vi dico, andate in un Tigotà acquasapone, fatevi spruzzare il tester di Terre d'Hermès sulla cartina e siete a posto. Poi vi dirò dopo un'altra cosa, pennello in ammollo da un paio d'ore, probabilmente il nostro pennello, eccolo qua, il Mirado di Rado, che adesso vado a scutulare un po' di quest'acqua e ci metto un po' d'acqua calda perché l'acqua si è raffreddata. L'ho messo a bagno alle 8, ora sono Manuel, se non accendi l'orologio è difficile che tu possa vedere l'orario. Poi vado col naso io, tac, per quando vedo che non si accende da solo, vado col naso. Io posso.
mio naso può. Io direi basta con le cagate. Mi sto spuntando l'herpes, eh? Giusto in tempo per andare a donare il sangue. Ho donato l'altro giorno e mi è spuntato l'herpes. Giusto in tempo. Non ce l'avevo quando ho donato, quindi sicuro, tranquilli. Allora. Si è un po' stagionato il re nero, eh? Ho levato il tappino bianco, quello salva freschezza, che è quello. Quel tappino bianco che ultimamente nelle produzioni di Goodfellas trovate all'interno della ciotolina. L'ho tolto, perché mi dava fastidio. Quindi probabilmente averlo tolto ha fatto in modo che non fosse ermetico. Va bene così, se si asciuga un pochino, nessun problema. I pennelli del canale sono rimasti due. Mi raccomando, pigliateveli, caparrateveli. Il link lo trovate in descrizione, quindi... Anzi, lo metto anche nel primo commento pinnato in alto. Così lo pigliate e sta a posto. Bello ammorbidito il pennello, spettacolo. Montaggio un po' vaporoso, mi è uscito. Un po' vaporoso, vabbè. Va bene lo stesso. Mi ci rado uguale. Mi ci rado uguale. Allora, Timor 1351 con Gillette Stylus, vamos. Ho il telefono appoggiato sul cesso e quindi quando vibra, chiaramente l'orologio si sta ancora accendendo, quando vibra che rimbomba.
Martedì sera l'ho armato con una Gillette Silver Blue, tanta roba, mi ha dato una rasatura pazzesca. Pensate che l'altra sera mi è scappato di andare in contropelo diretto su barba di 3 giorni e mezzo sui baffi. Follia. Non mi sono fatto niente. Però no, rifaccio. Lì è un po' quando una volta mi è capitato in una sala giochi a Pescara, sala giochi videogame, quando ero più ragazzo, di far finta di tirare un pugno al muro. In sala giochi si fa un po', no? Si faceva i coglioncelli. Mi è capitato di far finta di tirare un pugno al muro. In realtà il muro era più vicino di quanto pensassi e ho tirato un cartone di quelli incredibili, però non mi sono fatto nulla. Perché non sapevo di colpirlo. È un po' lo stesso discorso col baffo. Il baffo in contropelo diretto non mi ha fatto niente perché non sapevo di affrontarlo in contropelo. Ero così, distratto. Fai la pennellata. Va bene per il contropelo, no? Ormai il pelo è corto, quindi darlo a smuovere serve a niente. Però c'è il massaggio alla pelle, e questo non bisogna trascurarlo, ma senza esagerare, perlomeno per quanto mi riguarda, se no mi riduco a un'irritazione continua.
qua sotto spinto e un pochino sgranato. Ed è perché io amo i rasoi più presenti, che mi dicono loro, non spingere. E quindi adesso, l'after. Litri. Zero pizzicore, eh? Zero. In questo caso il rasoio ha fatto la differenza, no? Il fatto che io sono andato anche come un animale, avete visto come ho affrontato malissimo, qui sotto qualcosa c'è, eh? Qui sotto un po' di irritazione, qualche puntino, qua sotto ho fatto veramente il cavernicolo. Però nonostante tutto non c'è bruciore, quindi quando alle volte il rasoio fa la differenza. Niente, qua sta spuntando veramente un bubbone incredibile qui sul labbro. Ho messo un po' di tea tree oil, ma niente, questo evidentemente deve uscire. Sì. Vabbè. Scusate se mi sono mostrato con questo schifo in faccia. Sono sempre abbastanza a disagio io quando, quando ho l'herpes, ci soffro e quindi. Così, vabbè. Allora, vi dicevo prima che vi avrei detto qualcosa a proposito di Terdermes, perché ci sono, voi sapete, no? Esistono i cosiddetti dupe, i duplicati praticamente, cioè dei profumi che ricordano altri profumi più noti. E non ricordo ora se è da acqua e sapone o da Ticotà, ho comprato, perché la mia compagna ha fatto tutta una serie di ricerche online, acqua di Columbus, eccolo qui, acqua di Columbus. Nello specifico, perché ce ne sono diversi, nello specifico Trinidad. Qui vi faccio vedere il coso, come si chiama, il doccia schiuma, che poi è shampoo e doccia schiuma, quindi potete utilizzarlo anche per i capelli. Il Trinidad, che praticamente è identico a Terdermes, cioè è identico, è somigliante. Quindi, sì, questo è il Trinidad, ok. Quindi, se volete sapere almeno di che sa Renero prima di valutarne l'acquisto, andate in un Ticotà o Acqua e Sapone, cercate Terdermes, ma se non lo trovate cercate Acqua di Columbus Trinidad. Spruzzate sul foglietto e poi se vi piace ve lo comprate. Il cofanetto, questo qui, non mi ricordo, è costato una cavolata, mi sa 18 euro, una cosa del genere. Vi ci fate la doccia, lo shampoo, vi ci improfumate, poi se vi comprate anche il set da rasatura, vi fate anche la barba con lo stesso sentore, quindi avrete quella che io chiamo la coerenza olfattiva. Sti terminoni. Quindi, primo dei rasoi dimenticati, però avete visto che
sto giro ho fatto la foto con tutto il set, perché sì, perché mi piaceva fare la foto col set, e ho beccato l'angolo, un angolo della mia camera, un angolo della camera da letto dove c'è questo bellissimo set dove poter fare le foto in tranquillità. Io non ho mai considerato, ho usato il tavolo dell'ingresso, ho usato il bagno, sempre con dei risultati pessimi, a mio avviso. Lì mi è piaciuto come è venuta la foto, mi è piaciuta un po' questa ambientazione. Comunque, Timor 1351, direi 1351L, se potessi azzardare, perché questo è il manico lungo. Non è assolutamente un rasoio da sottovalutare, taglia poco, cioè voglio dire, taglia bene se lo si sa utilizzare. Io ho spinto come un somaro, quindi dipende un po' da voi, eh? Ma questo lo sapete benissimo. Però, quando mi capita di utilizzarlo, lo carico con una bella lametta efficace e vai, e vado tranquillo. Allora, grazie ragazzi per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia in questa premiere. Tra un po', tra qualche minuto, ora sono le... Vediamo un po'. Dove sta? Ora sono le più o meno le 3 meno 10, cercando di mettermi in sincrono con la premiere. 3 meno 10, tra una mezz'oretta, anche abbondante, ci sentiamo su Telegram perché faremo una prova della chat vocale. La chat vocale 2.0 che adesso Telegram con l'aggiornamento ha rilasciato delle funzioni molto interessanti, quindi mi va di provarla in questo modo. Proveremo sul gruppo Telegram. E se vedo che la cosa è gestibile, ok, altrimenti le prossime chat vocali le faremo sul canale Telegram. Sapete che ci sono gruppo e canale, ve li lascio sempre in descrizione. In descrizione trovate il link del gruppo, il link al canale Telegram, il link per acquistare gli ultimi due pennelli Mirado di Rado o compratevi perché dopodiché non ce ne sono più. E trovate anche il link per supportare Mirado di Rado, acquistando i vostri prodotti, strumenti, quello che vi pare. Presso lo store dove ho creato il link affiliato, ok? Lo store è Goodfellas, quindi insomma quel link vi rimanderà allo store di Goodfellas. Vi spiego brevemente questa cosa: non è che sono stato assunto da Goodfellas, no. Goodfellas ha messo su la possibilità a chi ha un canale o a chi ha comunque un potere di influenzare. Ecco perché si chiamano influencer, di generare un proprio codice affiliato. Sapete i link di Amazon, no? Quando qualche guru della tecnologia vi recensisce un prodotto e vi dice link in descrizione, è sempre un link Amazon. Link Amazon, voi acquistate quel prodotto, quell'oggetto, diciamo così, a voi vi costa pari pari a come Amazon lo vende, ma Amazon corrisponde a chi ha suggerito l'acquisto una percentuale, ok? Quindi questo è così è come tanti recensori tecnologici possono poi acquistare nuovo materiale oppure, ok, grazie alle affiliate Amazon, si chiamano così. È la stessa cosa ha fatto Goodfellas. Io ho fatto il mio link, lo trovate sotto se avete piacere, ok, altrimenti comprate dove meglio preferite, dove più vi conviene. E dove vi trovate bene, perché magari avete avuto belle esperienze con altri store, quindi perché cambiare? Giustamente. Ok, ragazzi, detto ciò, vi saluto, vi ringrazio di nuovo. Al prossimo video. Ci sentiamo poi tra un po' su Telegram, in chat vocale, se volete. Ciao da Manuel e da Mirado di Rado.